Ciao ragazzi, io sono Franny e oggi sono qui stranamente con una recensione per voi perché pensavo di parlarvi di questo libro semplicemente nel wrap-up di settembre, ma poi mi sono resa conto che avevo davvero troppo da dirvi e ne volevo parlare per più tempo e quindi sono qui per fare la recensione di Dance on My Grave di Aidan Chambers. Non chiamiamola recensione, chiamiamola i miei pensieri su questo libro, il mio commento su questo libro, cosa ne penso, cosa mi ha trasmesso, cosa mi ha donato e io non ce la posso fare, mi metterò a piangere durante questa recensione che non dobbiamo chiamare recensione. Allora, Dance on My Grave di Aidan Chambers. Io ho comprato questo libro perché Aidan Chambers è elogiato all'infinito da Erika e Marco, vi lascio i link ai loro canali nell'info box, anche se sicuramente li conoscete già. E loro adorano questo autore e ne parlano a destra e a sinistra, hanno letto quasi tutti i suoi libri e io ero davvero curiosa, volevo provare a leggere qualcosa di questo autore e ho deciso di approcciarmi a Dance on My Grave perché era la trama che più mi ispirava, sebbene tutte quante mi ispirino, ma questa particolarmente pensavo faceva al caso mio e che mi avrebbe fatto bene leggere questo libro. E così è stato, perché mi sono rivista in molte cose e mi ha fatto riflettere ed è stato assolutamente meraviglioso. Quindi, di cosa parla Dance on My Grave? Sarà difficile. Bene, allora, Dance on My Grave è la storia di questo ragazzo di nome Al che viene arrestato dalla polizia per aver per l'appunto danzato sulla tomba del suo migliore amico morto da poco. Più che migliore amico, chiamiamolo amico morto da poco in un incidente stradale. E quindi è come se lo stesso Al scrivesse questa storia dopo il processo che c'è stato e lui racconta di come ha conosciuto questo ragazzo, delle 7 settimane che hanno trascorso insieme, dell'incidente e di come lui ha reagito a questi eventi che si sono concentrati nel corso di un'estate. Questa è la trama del libro, che già fa capire, penso, che questo libro affronterà temi non proprio facili e leggeri. Dance on My Grave è stata una lettura assolutamente meravigliosa. Io davvero non so come parlarvene in modo logico e razionale, ma farò davvero del mio meglio. Quando ho sentito parlare per la prima volta di Dance on My Grave e anche quando ho cominciato a leggerlo, credevo che il tema principale fosse quello dell'ossessione, l'ossessione che noi a volte, volenti o nolenti, iniziamo a provare nei confronti di una persona, quando ci focalizziamo così tanto su una persona che è come se esistesse soltanto lei, esistono soltanto i suoi bisogni, le sue esigenze, i suoi desideri, la nostra vita ruota completamente intorno a quella persona. Questo non succede soltanto in campo amoroso, succede anche nell'amicizia, succede anche magari in relazioni lavorative, in qualsiasi situazione, in qualsiasi frangente può svilupparsi una relazione di questo tipo che è assolutamente malsana e non fa bene a nessuna delle due parti. Per cui pensavo che questo fosse il tema centrale di questo libro ed in un certo senso questo è il tema principale. Ci ho trovato qualcos'altro che è il motivo per cui ci ho messo più di un mese per leggere questo libro, perché lo sentivo troppo vicino a me e non era qualcosa magari che volevo affrontare o che riuscivo ad affrontare tutto insieme, quindi ho avuto bisogno di leggerlo a piccole dosi per riuscire ad accettare la cosa, affrontare la cosa e tutto quanto. E forse è anche il motivo per cui questo libro mi è piaciuto così tanto, perché mi ci sono davvero vista, mi ha fatto davvero riflettere e ho visto molto di me, mi ha fatto capire tante cose, mi ha dato tanto e vabbè, comunque, il tema di cui sto parlando è una mia grande paura e chi mi conosce un pochettino meglio lo sa, è al corrente della situazione, mi dispiace per quelle povere anime pure, ovvero il fatto che quando si crea un legame fra due persone, quando c'è una prima conoscenza fra due persone, naturalmente quella conoscenza ha un certo livello di intensità perché c'è un'aria di novità, perché quelle due persone non si conoscono, quindi iniziano a scoprirsi pian piano, c'è questo interesse che cresce sempre di più, c'è la voglia di parlarsi, c'è la voglia di scoprire com'è l'altra persona, ci si crea un'idea di quella persona che poi non sempre corrisponde a verità. E c'è sempre il momento in cui si raggiunge un picco all'interno della conoscenza iniziale, diciamo. E nel momento in cui si raggiunge quel picco, ecco che comincia la prova del tempo, che ti dice se quella è una relazione che durerà nel tempo o se era qualcosa che appunto
era destinata a morire, nel senso che nel momento in cui raggiungi quel picco, l'idea che ti eri fatto di una persona si scontra necessariamente con ciò che la persona è davvero nella realtà. L'interesse diminuisce per forza di cose. Io non riesco a spiegare ciò che voglio dire. È un discorso molto complicato, giuro che sto facendo del mio meglio per riuscire a dirvelo, perché appunto è una cosa che sento molto, molto vicino a me, per cui non riesco ad esprimermi bene riguardo questa cosa. Nel momento in cui comincia questa conoscenza più approfondita e la persona diventa parte della nostra vita quotidiana, impara a conoscerci meglio, inizia a capire chi siamo davvero, quindi appunto idea versus verità, le cose inevitabilmente cambiano, nel senso che appunto non c'è più quella spinta iniziale a volersi sentire costantemente, a volersi conoscere. È come se l'interesse scemasse un pochettino, ma in realtà non è questo. Semplicemente si sta acquistando familiarità con quella persona, per cui possono succedere due cose. O l'idea che avevamo di quella persona non coincide con la realtà e quindi l'incanto si spezza e le persone iniziano ad allontanarsi sempre di più fino a quando quel rapporto che si era creato non scompare del tutto, il che è una mia paura che mi porto dietro non so quanto e non so se riuscirò mai a risolvere. Io sono convinta che le persone, dopo che mi conoscono, dopo che c'è appunto quel drive iniziale, poi si scocciano e ciao ciao. Ma comunque, o succede questo, oppure appunto, proprio perché le due persone stanno acquistando più confidenza, più familiarità, non c'è comunque più quella intensità che c'era nella conoscenza e riuscire comunque a mantenere questo rapporto costante, quotidiano, anche non necessariamente quotidiano, insomma, riuscire a mantenere vivo l'interesse all'interno del rapporto non è facile, richiede impegno da entrambe le parti ed è anche ciò che ti fa capire se questo rapporto è davvero importante come credevi, se durerà nel tempo e tutto quanto. E questo è un pochettino il tema affrontato in questo libro, cioè cosa succede dopo quel picco di conoscenza, cosa succede quando l'idea che ci eravamo fatti di una persona si scontra con la realtà. Almeno questo è quello che ho visto io, magari mi sto completamente sbagliando, magari non lo so, sto vedendo asini che volano, ma questa è la cosa che io ho visto soprattutto e che mi ha colpito in modo così forte e che appunto mi ha rallentato molto nella lettura, non perché non fosse scorrevole, perché non fosse avvincente, perché non fosse scritto da Dio, ma perché appunto è qualcosa con cui io ancora ci sto un attimo facendo i conti, quindi dovevo fare piccoli passettini per poterla affrontare in questa maniera. Poi viene anche affrontato il tema del tradimento, il tema dell'accettazione di se stessi, del trovare se stessi, di capire qual è la strada che vogliamo percorrere nella nostra vita, capire chi vogliamo essere, insomma, tutto questo mi ha colpito profondamente, per cui sicuramente non è un libro semplice, leggero, è un libro che richiede tempo, che richiede riflessione, che richiede un coinvolgimento personale, per cui io splendido, è stato meraviglioso e io non ce la posso fare. Ok, mi devo un attimo riprendere. Lo stile dell'autore, io me ne sono innamorata. Adesso adoro Chambers e voglio leggere qualsiasi cosa lui abbia scritto nella sua vita, davvero anche la lista della spesa. Quest'uomo è straordinario, il modo in cui riesce a farti provare un mare di emozioni mentre stai leggendo, il modo in cui lui riesce a far sembrare i suoi personaggi così veri, così reali, riesce a dar loro un'anima, a farli emergere dalla carta, il modo in cui riesce a catturare determinati sentimenti, determinati stati d'animo, il modo in cui riesce a disseminare quella delle piccole massime, delle verità assolute che tu le leggi e resti affascinato perché, cavoli, quella cosa è vera e l'hai provata anche tu ed è una verità assoluta e la leggi e ti colpisce e non riesci a pensare ad altro perché è scritta in modo così semplice ma così vero che, non lo so, hai bisogno di un attimo per riprenderti. Cioè, questo libro è stato tutto così. Ogni volta mi colpiva e avevo bisogno letteralmente di un attimo per riprendermi. Non potevo andare avanti se prima
non mi concentravo un attimo su ciò che avevo letto e riuscivo a digerirlo e metabolizzarlo. Un esempio stupidissimo, cioè io con questo libro ho sottolineato davvero di tutto, cioè sono più le cose che ho scritto io a matita e sottolineato io che probabilmente ciò che ha scritto Chambers. E praticamente c'è questo piccolo breve passaggio che è uno dei tanti, degli infiniti passaggi che io ho sottolineato, che dice: "Why is it when you're embarrassed you act like an idiot? Answer: because when you're embarrassed you feel like an idiot. See, you become what you think you are." E questa cosa è così vera, è così semplice nel modo in cui l'ha scritta, ma vera, che io non ce la posso fare. E praticamente questo passaggio dice: perché quando sei imbarazzato ti comporti da idiota? Risposta: perché quando sei imbarazzato ti senti un idiota. Vedi, tu diventi ciò che pensi di essere. Nella vita di tutti i giorni noi non ci comportiamo sempre nel modo in cui siamo, non riusciamo a far sempre emergere ciò e chi siamo davvero. Ci comportiamo nel modo in cui pensiamo di essere. È come se mostrassimo una maschera della nostra personalità che ha mille sfaccettature, perché in quel momento i nostri pensieri o il nostro stato d'animo coincide con quella determinata maschera, o perché riteniamo che quella maschera in quel momento sia ciò che le altre persone vogliono vedere. E c'è anche un'altra parte di questo libro in cui Chambers, rifacendosi anche a Vonnegut, dice che dobbiamo essere attenti a ciò che pensiamo di essere e alla maschera che vogliamo mostrare, perché poi è ciò che saremo, il modo in cui ci comporteremo, ed è ciò che le altre persone vedranno, ed è ciò che saremo effettivamente alla fine. Per cui capite cosa voglio dire? Cioè, è pieno di frasi così, di queste piccole verità assolute che sono disseminate qua e là come se non fosse niente, ma che in realtà hanno così tanto valore letterario e psicologico e personale, che io davvero mi lascio a bocca aperta il modo in cui lui riesca a fare questo, ed è assolutamente meraviglioso. Potrei andare avanti per ore, ma non lo faccio perché non voglio rovinarvi il libro e voglio che voi lo leggiate e che vediate per voi queste piccole massime preziose che sono disseminate nel corso del libro. Leggendo questo libro ho avuto la chiara sensazione, la chiara convinzione che Chambers è un uomo estremamente brillante, estremamente intelligente ed estremamente colto. È una persona che è chiaramente nata per essere uno scrittore, una persona che non si ferma all'apparenza, non si ferma in superficie, ma scava a fondo, ricerca, vuole avere una conoscenza a tutto tondo, a 360 gradi, e si capisce appunto dal suo stile, dalle parole che utilizza, dalle parole particolari, ricercate, dalle sfumature di verbi o sostantivi che utilizza nel testo. Ed è anche il motivo per cui, se non siete familiari con la lingua inglese, se non avete letto molti libri in lingua inglese, io non vi consiglio questo libro in lingua originale, vi consiglio piuttosto l'edizione italiana che è stata pubblicata dalla Rizzoli e costa anche relativamente poco, vi lascio il link giù nell'info box, perché altrimenti penso che perdereste molto, che non sareste in grado di apprezzare appieno ciò che lui ha fatto con questo libro. Io stessa ho trovato molti termini che non avevo mai incontrato prima e che sono andata a ricercare per poter capire appieno ciò che lui voleva dire e per poter capire perché in quella determinata circostanza aveva utilizzato esattamente quella parola e non piuttosto un'altra, quindi non è molto facile da leggere. O ancora ogni tanto gettava quella delle parole in latino, ancora delle formule chimiche per l'adrenalina, insomma, queste piccole chicche che non sono fatte però in modo saccente, con la voglia di mettersi in mostra perché sono una persona colta che sa queste cose e quindi può permettersi di utilizzarle nei libri. Non è stato fatto con quella intenzione, è stato fatto con molta delicatezza, con molta disinvoltura, e semplicemente perché in quella scena, magari in quella frase, in quella circostanza, ci stava perfettamente e lui ha saputo sfruttare l'occasione per magari dare, non so, un qualche insegnamento, una qualche nuova informazione, per comunicare e trasmettere della conoscenza e del sapere, per cui questa cosa mi ha affascinata. E ancora c'è stata una scena molto molto bella che mi ha particolarmente colpita, perché mi ha fatto capire appunto che Chambers è uno scrittore che ha studiato
scrittura. C'è questa scena in cui Hal, il nostro protagonista, sta parlando con il suo professore di inglese e stanno parlando appunto di un saggio che Hal ha scritto. E appunto Chambers ci riporta questo saggio e io l'ho letto e pensavo fosse assolutamente meraviglioso, scritto benissimo, e subito dopo il saggio c'è il dialogo, appunto questo confronto fra Hal ed il professore, in quanto il professore gli sta facendo notare che sebbene il saggio appunto sia scritto molto bene, sia intenso, sia particolarmente espressivo, comunque ci sono delle piccole cose che possono essere corrette, che possono essere migliorate, dei piccoli aggiustamenti che lui può fare per rendere il testo ancora migliore. Ed io sono rimasta letteralmente a bocca aperta, perché appunto il saggio di Hal secondo me era scritto benissimo e mi era piaciuto tanto, e poi mi sono resa conto che con questi piccoli consigli del professore il saggio, non lo so, acquistava un qualcosa di nuovo, diventava effettivamente migliore anche ai miei occhi, cioè mi piaceva di più, notavo la differenza enorme che c'era, sebbene si trattasse davvero di piccole correzioni, di congiunzioni o di modi di esprimere un determinato concetto, e la cosa mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta, mi ha stupefatta, perché davvero è la differenza, secondo me, fra un testo che magari esprime molto ed è ad impatto, ma dopo poco te lo dimentichi, ed un testo invece che è scritto da qualcuno che conosce la letteratura, che ha studiato e sa come far restare un testo nel tempo, sa come fargli superare appunto questa prova del tempo di cui anche parlavamo prima. Ed è questo che mi fa dire che appunto Chambers è una persona che ha studiato la scrittura e che sa ciò di cui sta parlando, e penso anche che sia al giorno d'oggi la differenza fra un libro che ti resta dentro, che ti colpisce, che è scritto bene, oltre ad avere una bella storia alla sua origine, alla sua base, ed un testo invece che magari ha anche un'idea carina, ma che è scritto in modo molto semplicistico, molto superficiale, e dopo qualche mese non ti ricordi assolutamente niente. Per cui non lo so, ho adorato questo libro, non lo so se si sta notando. E un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è il fatto che abbiamo, da una parte, lui racconta ciò che sta succedendo, e poi magari nel capitolo, nel paragrafo successivo, c'è lui che è come se fosse fermo nel tempo e analizza e commenta la scena che si è appena svolta. E quindi abbiamo prima questa scena che narra gli eventi così come si vedrebbero dall'esterno, seppure siano sempre dal punto di vista del nostro protagonista. Dopodiché abbiamo questo paragrafo capitolo in cui lui si ferma e analizza quanto è appena successo, fa delle riflessioni, degli inside jokes, insomma commenta la scena e ci aggiunge delle riflessioni con il senno di poi, in quanto è come se queste riflessioni fossero postume a tutto ciò che è successo, quindi alla morte del suo amico, al processo e a tutto quanto ciò che si è succeduto nel corso della storia. Per cui è stata una tecnica narrativa molto interessante ed è stato un ulteriore spunto di riflessione, davvero, e mi è piaciuta davvero tantissimo. Il format anche di questo libro è molto molto particolare, perché appunto non soltanto si alternano queste scene narrative ai momenti di riflessione, ma ci sono anche i punti di vista dell'assistente sociale di Hal, o ancora ci sono dei disegni che rendono il tutto molto più interessante. Insomma, la telecamera si sta per scaricare perché ho parlato troppo. Questo libro mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio con tutto il cuore, leggete Chambers, scopritelo come autore perché è meraviglioso, e io concludo questa recensione qui prima che mi venga voglia di leggere di nuovo questo libro. Spero che vi sia piaciuto questo video e spero che leggerete questo libro, e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio ragazzi!